ci ha lasciato, un compagno di tante battaglie, da quelle decisive, fatali per la storia del nostro paese, che hanno portato appunto alla nascita della democrazia. Adriano era appunto uno degli ultimi custodi di quella storia, che con grande passione e grande capacità ha trasmesso a tanti giovani del nostro territorio, con tanti incontri fatti nelle scuole, dove ha dimostrato una cosa secondo me fondamentale, che i nostri giovani non sono affatto distratti e disattenti. Papà era quel giovane ragazzino di 16 anni che aiutava il nonno e il fratello qui nell'ottava zona, andando a buttare qui sulla casilina i chiodi a quattro punte che venivano prodotti, venivano forgiati nell'officina del nonno e del fratello. E attraverso quei chiodi ha combattuto una delle sue prime battaglie, perché poi è partito, è andato, quando sono arrivati gli angloamericani si è messo in moto con loro, finendo dopo il 4 giugno ha continuato la sua lotta. Poi con l'andare degli anni, io ero un gruppettare, lui era quasi in funzione delle partite, era uno ligio, era uno, e per cui oltre agli scontri comunque si parlava anche di queste cose. Oggi c'è un partigiano in meno e un voto in più. Credo che sia fondamentale per ognuno di noi che questi vuoti vengano colmati più rapidamente in una migliore delle maniere possibili. Io l'ho conosciuto 57 anni fa, Adriano, non abbiamo fatto i partigiani insieme, perché lui era gappista del PCI e io ero dei comunisti dissidenti di bandiera rossa, ma operavamo combinazione nello stesso territorio, cioè l'ottava zona militare, dove lo zio di Adriano era il comandante militare di questa zona. E questa zona poi ha avuto anche la fortuna di un grande partigiano, che è stato Sassà Bentivegna, che ha diretto in questo quartiere il movimento partigiano, soprattutto a Centocelle, il movimento partigiano, tanto da riuscire a non far entrare i tedeschi in questo quartiere per circa 2 mesi. Non che i tedeschi non avessero la forza di entrare in questo quartiere, ma sapevano che in questo quartiere c'erano 140 partigiani, ben armati anche, capaci anche di rendere delle offese. Se noi riusciamo a portare avanti nella città lo spirito che avevano questi ragazzi quando hanno cominciato a combattere, quando si sono ribellati all'arroganza degli occupanti, si sono ribellati alla vigliaccheria di chi li ha serviti, bene, credo che allora questa città ha un futuro. Io lo ricordo quando veniva alle riunioni del nostro comitato provinciale, devo dire che era una figura straordinaria, arrivava sempre trafelato, sempre di corsa, col sorriso, era sempre una persona positiva. Ebbene, questo è il ricordo che noi dobbiamo avere, la positività. Ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se venirai lassù in montagna.